Daruk piace Lega Hyrule. Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. Tears of the Kingdom svela l'origine della calamità Ganon, sorta da un antico conflitto tra Raul, il primo re di Hyrule, e Ganondorf, il re Gerudo, che tentò di conquistare Hyrule migliaia di anni prima delle vicende del presente. Raul è rappresentato come un buon re, è nobile, gentile e altruista, e agisce pensando al bene a lungo termine dei vari popoli che risiedono ad Hyrule. A differenza di Raul, l'antagonista Ganondorf è un re malvagio che ha dato avvio a una guerra spinto dal proprio orgoglio, dall'avidità e dalla sua ambizione egoistica. Raul e Ganondorf rappresentano due stili diversi di autorità, entrambi radicati nell'identità culturale giapponese. A ben vedere, nessuno tra i due sovrani sarebbe adatto a governare la Hyrule del presente, e la fine del gioco lascia aperti il destino della monarchia e dell'eventuale ricostruzione del castello, ossia del regno stesso e della sua forma di governo. Raul rappresenta l'età d'oro della cultura giapponese, in cui hanno avuto origine molte arti oggi considerate tradizionali. Questa età d'oro è strettamente legata a Kyoto, città in cui ha sede Nintendo e che era la capitale imperiale prima che la corte si trasferisse a Tokyo nel 1868. Poiché Tears of the Kingdom è fantasy, le metafore visive presenti sulla figura del personaggio Raul sono contrastanti, ma che egli sia un riferimento a una passata età d'oro si ritrova in due simboli: i gioielli Magatama, chiamati nel gioco gemme segrete, e i giardini secchi paesaggistici Karesansui, presenti nei sacrari e nel santuario del tempo. Le gemme segrete che Raul dona ai saggi presentano la caratteristica forma a virgola del gioiello Magatama, uno dei tre simboli sacri dello shintoismo, i quali si ritrovano in Zelda già nel titolo A Link to the Past. Uno specchio che rappresenta la purezza del cuore, una spada che rappresenta il potere con cui proteggere i deboli e un gioiello che rappresenta materialmente la benedizione delle divinità. Questi tre oggetti sono il tesoro dell'imperatore giapponese, il cui ruolo era storicamente di eseguire preghiere rituali e fungere da ponte simbolico tra il mondo degli umani e il mondo delle divinità. In tutto il Giappone è possibile acquistare riproduzioni del gioiello Magatama, in quarzo lucido o giada poco costosi, da attaccare a ciondoli, collane e braccialetti. Di conseguenza, questa gemma dalla forma particolare trova un'associazione sia storica sia culturale pop con la credenza che sia una pietra magica, donata dalle divinità a individui speciali e degni come il primo imperatore del Giappone. Insieme alle sue gemme segrete Magatama, che tra l'altro si trovano anche in Skyward Sword, Raul è associato ai giardini secchi Karesansui dell'antica capitale imperiale. Guardate, per esempio, il cortile anteriore del Santuario del Tempo all'inizio del gioco. Il motivo visivo della ghiaia bianca rastrellata, punteggiata da rocce erette, appare anche all'interno dei sacrari fondati da Raul e Sonia. Lo si nota soprattutto all'ingresso dei santuari della benedizione di Raul. Questi giardini secchi creano uno stile paesaggistico che viene sovente definito giardino zen, perché è associato ai grandi templi buddisti a Kyoto e dintorni. L'esempio più famoso di questo stile si trova a Ryoanji, nel nord-ovest di Kyoto. La filosofia di questi giardini si sposa bene con la filosofia alla base della serie Zelda, che Shigeru Miyamoto ha descritto come il suo tentativo di creare un giardino in miniatura che il giocatore può esplorare. In questo caso è un giardino Tsuboniwa. Allo stesso modo, i giardini secchi rimandano a un paesaggio più ampio, rappresentato sulla scala molto più piccola. Le rocce nella ghiaia dovrebbero rappresentare le isole nell'oceano, oppure le cime delle montagne che si innalzano sopra le nuvole. Un'altra comune interpretazione di questi giardini, particolarmente pertinente con Tears of the Kingdom, vuole che le rocce siano la spina dorsale di un drago che nuota nel cielo. Sebbene i giardini secchi paesaggistici
abbiano legami con il pensiero buddista furono creati principalmente da ricchi signori residenti a Kyoto durante il XV secolo, un'epoca politicamente instabile, in cui questi signori avevano bisogno di mostrare la loro ricchezza e la loro legittimità culturale. A differenza della Cina, in cui il buddismo Chan era in gran parte avverso al potere politico, in Giappone il buddismo Zen era dominio della ricca elite istruita. Molte delle rocce utilizzate nei giardini in stile Zen furono importate dalla Cina e dalla Corea a caro prezzo, e i signori gareggiavano per assicurarsi i servigi di paesaggisti famosi. Ancora oggi, quell'antica cultura rappresentata dai giardini secchi paesaggistici è associata al prestigio dell'ex capitale imperiale del Giappone, Kyoto, città la posizione dei cui santuari si ritrova uguale alla posizione dei sacrari in Tears of the Kingdom. Raoul è perciò associato alla nobiltà e a una certa aria di raffinatezza. Raoul ha un atteggiamento nobile ed è educato come si conviene secondo i modi di fare giapponesi e si rivolge a tutti, Zelda, Link e persino Ganondorf, allo stesso modo, con un linguaggio pulito proprio delle persone di alto rango sociale. In altre parole, Raoul è un perfetto gentiluomo, è la personificazione delle virtù aristocratiche del Giappone tradizionale della fine del XV secolo, durante il quale i ricchi arricchivano la capitale di giardini mentre innumerevoli guerre devastavano le campagne. Al contrario, Ganondorf personifica la cultura guerriera del Giappone orientale, esemplificata soprattutto dai signori della guerra che si contendevano i territori fuori dalla capitale, prima dell'istituzione dello shogunato Tokugawa all'inizio del XVII secolo. Il più noto tra questi signori della guerra è Oda Nobunaga, noto per essere stato aggressivo ma efficace, e la sua abilità militare e le sue tecniche spietate sono ricordate in un gran numero di storie che arrivano fino ai giorni nostri e si inseriscono persino nei videogiochi. Forse Nobunaga, o almeno la sua versione romanzata, è servita da modello per Ganondorf, il quale cerca di trarre vantaggio dalla fragilità e dall'instabilità del neonato regno di Hyrule per espandere il proprio territorio. Come per Raoul, l'aspetto del personaggio di Ganondorf contiene metafore divisive contrastanti, ma il suo codino e il suo abito richiamano un samurai che si è tolto la manica del kimono che gli copriva il braccio con la spada. Si tratta di uno stile adottato tuttora dai praticanti di scherma e di tiro con l'arco, attività extrascolastiche comuni in molte scuole superiori giapponesi. Le armi di Ganondorf sono una katana tachi, una lancia naginata e l'arco lungo utilizzato nel kyudo, tutte armi associate alle arti marziali dell'elite militare del Giappone medievale. Come per consolidare il suo legame con Nobunaga, Ganondorf si esprime con un linguaggio che non dimostra né l'eleganza né la poesia delle sue incarnazioni dei giochi precedenti. Pensate al discorso finale in The Wind Waker. È un uomo privo di rimorso, consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e che si preoccupa primieramente del potere, della conquista e del piacere della battaglia. Come potrebbe essere stato per Nobunaga stesso, per Ganondorf non c'è fine al periodo di conquista e di guerra, ma solo terra bruciata. Ganondorf ha una fiducia assoluta nel proprio potere e vede le altre persone solo come subordinati o nemici. Secondo il suo sistema di valori, non c'è merito nel compromesso ed ha per scontato che vincerà. Ganondorf, aggressivo e assetato di sangue, è logicamente il cattivo, ma nemmeno Raoul è innocente. Nonostante l'immenso potere della sua magia, la sua vasta cultura e il grande splendore reale, Raoul non riesce a capire che il sistema di potere da lui creato avrebbe potuto facilmente rivoltarsi contro di sé. Un paese dominato da un'unica autorità centrale, il cui governo è giustificato o attraverso la conquista militare o lo sciovinismo culturale della tradizione, non è sostenibile e l'eredità di un tale regno può solo essere lacrime. Questo è il motivo per cui il castello di Hyrule
rimane in rovina alla fine di Tears of the Kingdom, ed è per questo che l'area principale del gioco è una stazione di ricerca popolata da persone provenienti da tutto il mondo. Questo è il motivo per cui Zelda non ha ristabilito Hyrule come regno, ed è per questo che è così importante per lei comprendere la vicenda storica dietro il mito della storia della nazione. Questo potrebbe essere anche il motivo per cui, nel gioco, la grande mitologia delle origini di Hyrule è molto meno importante rispetto alle comunità e alla loro costituzione, come si vede nelle lezioni a Finterra e nella ricostruzione di Vapesca. Raoul e Ganondorf sono personaggi affascinanti, ma non è una tragedia che entrambi i personaggi scompaiano alla fine del gioco. Quando Zelda incontra i capi dei singoli popoli di Hyrule durante il filmato di chiusura, essi si promettono a vicenda che lavoreranno insieme per garantire una pace duratura che nessuno dei due re ha reso possibile. L'eredità del passato influenza ancora Hyrule, ma Tears of the Kingdom lascia intendere che spetta alle generazioni più giovani comprendere l'origine di tale eredità, al fine di evitare gli errori commessi dai loro antenati e così condurre il paese verso un futuro migliore e una pace stabile e duratura. Fateci sapere cosa ne pensate voi lasciando un commento qui sotto al video e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!